Anche a Ferragosto il mio studio, il mio lavoro, la mia passione per la criminologia e non mancare quindi agli appuntamenti con chi mi segue con attenzione oramai da lungo tempo non si fermano. Magari solo con qualche piccola pausa al mare per trovare un po' di relax e refrigerio. Di oramai canonici 15 giorni sono trascorsi dall'ultima puntata. Bentanto, bentornati amici, mettetevi comodi ad ascoltare questa seconda ed ultima parte su chi sono e cosa sono i serial killer. Nella prima parte del mio intervento avevo iniziato ad affrontare il fattore delle differenze tra un, per così dire, normale criminale, che comunque uccide i suoi simili, contraddistinguendolo da un serial killer, indicando in proposito le principali differenze e caratteristiche che differenziano le due diverse categorie di uccisori. Insieme abbiamo visto che per il 90% i serial killer sono di sesso maschile e del restante ovviamente dell'altro genere, e che le donne solitamente dimostrano più acume nelle loro azioni, prediligendo il più delle volte l'utilizzo di veleni o uccidendo la vittima predestinata anche nel sonno, tuttavia programmando con sapienza la loro azione criminale. I tempi delle pause di raffreddamento che intercorrono tra un omicidio e l'altro, che solitamente si accorciano a mano che l'uccisore seriale acquista sicurezza in se stesso. Tuttavia, senza ripetermi oltre, proseguo nella mia analisi, anche perché prossimamente unirò in video parte, come consuetudine, entrambe le parti, dandovi così la possibilità di seguire nella sua completezza la mia analisi, senza alcuna interruzione. Veniamo quindi all'incontro odierno. Un altro elemento che contraddistingue inequivocabilmente questa categoria di criminali è l'incapacità di provare empatia con la sofferenza delle proprie vittime, presentando psicopatia e sociopatia associata al sadismo e tortura della vittima, traendo da questi fattori piacere che aumenta di vittima in vittima, a mano che il criminale diviene sempre più esperto e per questo più sicuro delle sue azioni. Agisce di solito ad una certa distanza dai luoghi dove vive, risiede e lavora, nei quali invece può tranquillamente rimanere agli occhi della gente il tranquillissimo ed insospettabile vicino di casa. Secondo la teoria cosiddetta della triade di McDonald, comunque molto dibattuta in ambito scientifico, i serial killer mostrerebbero uno o più segnali di avvertimento già dalla loro infanzia su quello che sarà poi il loro comportamento, che consiste nell'appiccare incendi in azioni di crudeltà e tortura nei confronti degli animali, nonché per essere sofferenti di enuresi, per meglio intenderci, orinare nel letto oltre l'età in cui questo è considerato un fattore normale. Non esiste un'età definita in cui il serial killer può entrare in azione. Si osservano casi già a 16 anni, come quello relativo al caso di Tayetano Santos Segodino, detto il piccolo orecchiuto, poi a 40, a 50 e a 60 ed oltre anni, come non esiste un periodo definito di raffreddamento e di frequenza delle azioni, come pure non esiste un arco temporale definito in cui il serial agisce. Negli anni 80 del 1900 l'FBI sosteneva che ogni giorno almeno 50 criminali seriali nelle USA sarebbero stati attivi e che comunque non riuscivano ad essere assicurati alla giustizia. Dato comunque anche questo contrastante con altre teorie e studi che si sono susseguiti nel tempo, ma che ritengo opportuno riportare in questa sede, dovuti anche a paesi più emancipati e quindi alla possibilità di utilizzo di migliori o peggiori tecniche di investigazione e conseguenti dati più certi sull'attività dei serial. Come accennato in apertura di questo intervento, numerosi studi ci riportano nella storia a possibili, probabili omicidi seriali già nell'epoca romana, in quella medievale ed in quella degli anni più recenti, in cui i persecutori venivano definiti lupi mannari e vampiri, dando di fatto seguito a una commistione tra credenze, storie dell'horror ed una sorta di leggende intrise di mistero.
Criminologi e Federal Bureau Investigation identificano i serial killer in due distinte categorie, organizzati e disorganizzati. Quelli organizzati sono ritenuti lucidi, intelligenti, pianificano attentamente i crimini con alto livello di controllo sull'andamento del delitto, presentando conoscenze specifiche sui metodi di indagine della polizia, che utilizzano anche a loro favore allo scopo di occultare scientificamente le prove. Seguono l'andamento delle indagini, a volte anche collaborando addirittura apparentemente con gli investigatori. Gli omicidi sono da essi intesi come progetti di alto livello. Risultano ben inseriti nella vita sociale odierna, con gli amici, eventuali amanti e addirittura nella loro famiglia. L'arma utilizzata sulla scena del crimine sarà naturalmente accuratamente asportata dal luogo del delitto ed occultata o disfatta abilmente. Quelli disorganizzati, di contro, sono invece considerati impulsivi, uccidono senza pianificazione, presentano un basso livello culturale ed uno scarso quoziente di intelligenza. Non sono metodici e non occultano le tracce, sebbene siano talvolta in grado di sfuggire per qualche tempo alle indagini. Ma direi principalmente per il fatto di spostarsi velocemente grazie alla natura intrinsecamente disordinata del loro comportamento nei lunghi archi temporali che separano gli accadimenti. Svolgono una vita sociale ed affettiva estremamente carente, presentando anche qualche forma di disturbo mentale. Per compiere i loro crimini utilizzano oggetti trovati sul luogo del delitto che solitamente vengono lasciati pure sul posto, con evidente presenza di tracce quali impronte latenti, sangue ed altri elementi utili a ricondurre ad essi le loro azioni criminali. Ma veniamo ora alle motivazioni e pulsioni dalle quali un criminale seriale generalmente può essere mosso e che sono distinte in precise categorie. I cosiddetti visionari allucinati non è necessariamente frequente che abbiano disturbi mentali importanti, per esempio schizofrenia. In qualche raro caso, tuttavia, un serial killer può corrispondere a questo stereotipo e letteralmente uccidere seguendo le istruzioni di voci nella sua testa, o come conseguenza di esperienze di tipo allucinatorio. Herbert Mullen, ad esempio, massacrò 13 persone perché una volta gli diceva che questo sacrificio avrebbe salvato la California dal terremoto. Ed Gein pensava di poter preservare l'anima di sua madre mangiando il corpo di donne che le assomigliavano fisicamente. I missionari, omicidi rituali e Muti Mothers sono intesi come una missione, ad esempio, letteralmente quella di ripulire la società da una certa categoria come prostitute o membri di determinati gruppi etnici, fanatici religiosi, politici. Questi killer sono soliti lasciare messaggi con il fine di rivendicare e motivare le proprie azioni ed in alcuni casi pensano addirittura di ricevere dei poteri magici dalle uccisioni commesse. Gli edonistici uccidono con il solo scopo di provare piacere. Amano cacciare la vittima, quest'ultimo fattore ci riporta allo stalker, ma che a differenza dal seriale prende solitamente di mira un'unica vittima. Torturare e violentare sono sadici, necrofili, cannibali e possono trovare anche piacere di natura sessuale nello sparare a coppie appartate. A tal proposito, il riferimento potrebbe riportarci indietro nel tempo sino alla famosa e tristissima storia del mostro di Firenze, a mio parere ad oggi tutt'altro che completamente risolta. I dominatori esercitano il loro potere sulle proprie vittime traendone per questo autostima, inconsciamente o cosciamente, in una sorta di compensazione degli abusi subiti dal killer stesso nell'infanzia o nella vita adulta. Gli angeli della morte invece sono detti anche angeli della misericordia. Ho avuto modo di trattarne parecchi, Marcel Petiot, Joseph Mengele, Jane Tappen e così via. Agiscono in ambito medico-sanitario ed anche in questo caso in Italia abbiamo avuto delle vicende eclatanti, saltate alle cronache dei media come quella che ha interessato uno degli ultimi miei studi
relativa all'ex medico dell'ospedale di Saronno, Leonardo Cazzanica. Iniettano sostanze letali ai pazienti di cui si prendono cura. Sono soliti dichiarare di agire nella convinzione di liberare le loro vittime dalle sofferenze, le quali presentano a loro parere malattie terminali ed irreversibili, ma in realtà sono mossi dal desiderio di decidere della vita e della morte altrui. Ciò è provato dal fatto che non poche delle loro vittime siano poi risultate in condizioni di salute non così gravi al momento dell'omicidio. Le vittime sono indistintamente neonati, bambini, anziani o invalidi. Ci sono casi in cui i pazienti non vengono uccisi, ma solo posti deliberatamente in pericolo di vita per poi essere salvati, guadagnandosi così l'ammirazione dei colleghi, la loro stima e non di rado anche promozione. Poi ci sono i cosiddetti motivati dal guadagno, la maggior parte degli assassini che agiscono per ottenere dei vantaggi materiali, per esempio a scopo di rapina, non sono in genere classificati come serial killer. Tuttavia esistono casi limiti che sono considerati comunque tali. Marcel Petiot, come detto, era un serial killer che agì in Francia durante l'occupazione nazista. Si spacciava per un militante della resistenza, attirava ebrei benestanti nella sua casa, convincendoli di aiutarli a fuggire dal paese per poi ucciderli e derubarli. Nei suoi ben 63 omicidi, Petiot ottenne solo qualche decina di borse, vestiti e qualche gioiello. La sproporzione fra il numero di vittime e il bottino materiale che Petiot ne ricavò fanno certamente supporre un substrato morboso di altro genere. Poi le vedove nere, la maggior parte dei serial killer donne rientra in questa categoria. Esse sposano uomini ricchi e dopo essersi appropriate in un modo o nell'altro dei loro beni, li uccidono, solitamente somministrando loro veleni o simulando gli incidenti domestici. Altre motivazioni, possiamo dire, serial killer di questo genere possono presentare pulsioni, parafilie diverse, tra cui la pedofilia, il cannibalismo, il vampirismo, la castrazione e la caprofagia, che consiste nell'ingoiare escrementi, ma anche proprio di una o più di queste categorie, e che possono quindi venire assegnati contemporaneamente sia all'una che all'altra. Detto questo, credo di aver fatto una panoramica abbastanza semplice, sintetica e generale su cosa sia un serial killer o cosa lo differenzia da altri criminali che pur possono uccidere una o più persone, dandovi così modo di seguire e comprendere forse più agevolmente i miei interventi. Questa non vuole certo essere una lezione di criminologia, poiché peraltro ho solo spolverato alcuni degli elementi preminenti, fondamentali, più comuni e semplici per far comunque comprendere cosa sia e chi sono questa categoria dei criminali, i quali, come è certamente stato facile comprendere, molto spesso sono solo mossi da parafilia e comunque da parafilie e comunque anormalità psichiche, più che da ragioni logiche che li conducono ad effettuare azioni seriali, a volte impensabili, incomprensibili ed ingiustificabili, così da avere modo di esaminare e forse comprendere con un pizzico di facilità in più alcuni serial killer di varie epoche e nazionalità, nonché di genere, che ho avuto modo di trattare e che esaminerò nei prossimi miei interventi dal mio home video studio. Bene, sono giunto anche in questa occasione al termine di questa seconda ed ultima puntata su cosa sono e chi sono i serial killer, un ulteriore strumento per seguire con più conoscenze le mie ricerche. Vi ringrazio per la vostra attenzione, dandovi appuntamento, ovviamente ancora una volta tra 15 giorni, quando vi intratterrò con un'altra avvincente analisi. Ciao a tutti e grazie per il vostro ascolto.